Hai letto il libro? Me l'ha dato adesso, come Ecco posso dire? benissimo, e quindi lo leggerai. Lo leggerò e voglio scrivere un libro all'ultimo secondo. All'ultimo secondo, Marcelo, io faccio la domanda in italiano, tu Sì, capisci l'italiano e poi per la traduzione, anche perché abbiamo Quarta Rete, la televisione che riprenderà questo nostro incontro. Ecco, che cos'è il calcio per te e perché hai voluto inserire in una trama, voglio dire, così forte dal punto di vista dei sentimenti, della sofferenza, perché João è una persona anche difficile, che ha molta rabbia dentro, e tra l'altro commette un delitto che insomma non è un delitto da poco, insomma è un delitto anche. Ecco, perché hai voluto inserire in questa trama il calcio? Cos'è il calcio? Os motivos, são pelo menos dois muito fortes. Le ragioni sono almeno due molto forti. È che eu sempre percebi che o futebol è uma metáfora extremamente interessante para compreender o funcionamento do mundo de uma maneira geral e o do Brasil de um modo específico. È che ho sempre capito che il calcio è una metafora molto interessante per capire il sviluppo del mondo in generale e del Brasile in particolare. Esse seria, vamos dizer assim, o motivo objetivo. Questo sarebbe il motivo obiettivo. Há um outro motivo que é muito forte, che è subjetivo. C'è un altro motivo molto forte che invece è soggettivo. Eu posso parecer um pouco romântico, mas eu só acredito que nós conseguimos falar com profundidade de um determinado assunto quando sofremos por causa dele. Potrei sembrare un po' romantico, ma credo che possiamo parlare con profondità di un dato argomento soltanto quando abbiamo sofferto dovuto a questo. Nós só paramos para pensar quando sofremos. Quando somos felizes, nós continuamos vivendo a vida e é bom que seja assim. Noi solo ci fermiamo a pensare quando soffriamo per qualcosa, quando siamo felici, viviamo la nostra vita tranquillamente, senza riflettere, e va bene che sia così. Para resumir numa frase, nós só nos tornamos morais quando somos infelizes. Per riassumere una frase, noi soltanto ci diventiamo morali Quando somos infelizes. quando siamo infelici. E eu sempre sofri a vida inteira com o futebol. E io ho sempre sofferto tutta la mia vita col calcio. É porque, resumindo rapidamente a circunstância, eu sou torcedor do Internacional de Porto Alegre, o time de Paulo Roberto Falcão, por exemplo. Per assumere velocemente, io sono un tifoso del Internacional de Internazionale Porto Alegre. di Porto Alegre. La squadra di Paolo Roberto Falcão, ottavo re di Falcone. Roma. E eu nasci em 1973 e a década de ouro do Internacional foi a década de 70 até o título de campeão invicto, o único até hoje, da história do Campeonato Brasileiro em 1979, que eu não vivi porque eu tinha 6 anos de idade. Io sono nato nel 73 e la decina migliore di oro dell'internazionale è stata proprio la decada Del 79, quando non ha mai perso. Non ha mai perso. Questa decina degli anni 70 fino al 79 quando l'internazionale ha vinto il campionato. Sì, de maneira invicta. In modo invicto ha vinto il Imbattuto. Imbattuto, imbattuto. imbattuto, però io avevo 6 anni e quindi non ho potuto viverlo. E depois disso foi só sofrimento, só derrota. Dopo questo è stato solo sofferenza, soltanto sconfitte. E eu só vim a ser feliz de verdade em 2006, E io sono diventato felice davvero soltanto nel 2006. quando o Internacional foi campeão do mundo contra o Barcelona. Quando l'Internazionale è stato campione del mondo contro il Barcellona nel 2006. Mas eu percebi, que as alegrias da vida adulta jamais compensam as tristezas da infância. Ma ho capito che le felicità della vita adulta non potranno mai compensare le tristezze della E essa giovane è a razão subjetiva porque o futebol é um motivo importante no romance. E questo è il motivo Allora. soggettivo per cui il calcio è importante nel romanzo.